Devo dirvi che non mi è passata, ma proviamo ad analizzare con lucidità, con meno incalzatura rispetto a ieri, Como-Genoa, con le pagelle. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace e ovviamente i voti creano discordanza, polemica, ma con educazione, con rispetto. Ci si confronta anche nei commenti, quindi fatemi sapere il vostro pensiero. Ieri il post partita è andato meno bene rispetto al solito, ve l'ho portato con qualche ora di ritardo, ne ero consapevole, però se vi va andate a recuperare che sentenziamo, anche lì ci vengono dette sempre cose importanti, e perché no seguite i profili in descrizione, soprattutto Instagram, che anche lì sentenziamo, devastiamo, chiacchieriamo e perché no ci divertiamo anche. Allora, pagelle, pagelle, Martinez 6 e mezzo, meno sicurezza mi ha dato rispetto al solito, perciò non gli do 7, e anche perché ho la sensazione che in alcuni frangetti sia stato graziato da qualche intervento che è passato un po' più sott'occhio da parte dei compagni. Quindi gli do 6 e mezzo, ma comunque ampiamente sufficiente. Comunque gestisce tutto bene, fa un paio di interventi importanti. Bravo sempre Martinez. Subito la patata bollente, il Sanker, nome che somiglia a una bestemmia se ci fate caso, e non è un caso, non è un caso. Sarebbe da 4 e mezzo il Sanker, forse anche da 4. Gli do 5 perché tendo, lo sapete, a dare un po' di più a quelli da cui non mi aspetto niente, e dal Sanker non mi aspetto nulla, e poi tendo a dare di meno a quelli da cui mi aspetto di più. Ma anche perché sarà anche che lui ci mette del suo e fa cagare, per fa cagare, beh, merce rara il Sanker, perché lui ogni intervento che fa è un potenziale errore. Ogni intervento che fa è una potenziale occasione per gli avversari, sicuramente. Ma sarà anche colpa di chi lo mette lì. Poi questo lo approfondiamo dopo, ma sarà anche colpa di chi lo mette a fare danni nei tre di difesa. Io la scorsa partita, perché parlo sempre prima, la scorsa partita che abbiamo vinto, vi dissi, io non avrei fatto entrare il Sanker al posto di Bani quando si è infortunato. Ma sarei passato a 4, perché sa che quando sta lì mi dà sempre la sensazione di fare qualcosa che non va bene. Ed eccoci qua, ma parlo prima proprio perché poi non voglio venire qua a dire le stesse cose, però commentandone come causa il risultato negativo. Eccoci qua invece. Vogliacco, qua ci scontreremo, perché giusta media tra il 7 di alcune cose e il 5 di altre cose, gli do 6, ma tendente più al 5,5. Allora, penso quel giallo che secondo me l'ha un po' innervosito, come ha innervosito anche me e come immagino tutti quanti, però in generale non mi è piaciuto tantissimo. Ora lui ci è abituato a livelli altissimi e quindi è chiaro che giochicchiando un pochino peggio sembra che abbia fatto una prestazione negativa. In realtà no, però visto che ci sono pareri discordanti sul web, io gli do 6 e me ne lavo le mani. Beh, va bene così, insomma, ci mancherebbe. Ormai è praticamente il miglior difensore della Serie B da giornate e giornate. Ci sta una partita proprio così. Chi mi è piaciuto invece tanto è Dragusin. E anche qui so che magari mi scontro con qualcuno, ma Dragusin gli do 7. Mi è piaciuto veramente tanto. È stato uno, secondo me, a non sgretolarsi. L'unico del reparto letale a non sgretolarsi davanti al forcing del Como, a mantenere la testa e la lucidità. Bravo negli interventi, pulito, bravo anche entra nell'azione del secondo gol. Comunque l'ho visto anche molto nelle trame offensive. Mi è piaciuto veramente tanto. 7 a Dragusin, sta bene. Stefano, allora, io sono, lo sai, lo sapete, il primo che vengo qua e non dico neanche buongiorno. La prima cosa che dico è lasciate in pace Sabelli. Adesso, caro mio, non posso difenderti in questa partita perché hai fatto veramente cagare. Hai fatto cagare a destra, hai fatto cagare a sinistra, hai fatto cagare davanti, hai fatto cagare dietro. Ovunque lo metti, il risultato non cambia. Ha fatto cagare. Non posso difenderti questa volta, mi dispiace. Ma poi, Cristo santo, in allenamento, ma li proviamo i cross. Ma com'è possibile? Su 10 cross, 5 vanno in bocca ai difensori, 2 in mano al portiere e 3 in tribuna. Non è possibile, c'è qualcosa che non va. Svegliamoci sotto questo punto di vista. Criscito, gli do 6, non gli do insufficienza perché anche lui credo che non si sia fatto trascinare nella negatività della squadra. Ha mantenuto comunque uno standard non alto, non elevato, ma comunque non ha fatto danni, non l'ho visto fare sbavature. Gli do 6,
davanti è mancato in qualcosina, però anche lui c'ha 150 anni, quando davanti, davanti è importante, è devastante, sta facendo qualcosa in più, secondo me, e non è quando non lo fa che fa qualcosa in meno, quindi gli do 6. Centrocampo, sono mesi che dico che Badel deve giocare con Sturaro, quando Badel gioca senza la fidanzatina, gioca male. Qualcuno mi deve spiegare perché succede questa cosa, io non lo so, ma lo devo solo constatare. E devo constatare che ogni volta che Sturaro non è in campo, Badel non fa niente, non sapevo di essere in campo. Gli do 5, inutile, in difesa perde il controllo del centrocampo, davanti non pervenuto, non dialoga, non fa niente. 5. Frendrup 5,5, anche lui non mi è piaciuto, anche lui un po' come Vogliacco, un po' nervoso, però secondo me non gli do 5, gli do 5,5 perché secondo me in questo momento non ha il ritmo da parto dal primo minuto. Un giocatore che quando subentra fa molto bene, quando parte dall'inizio no. Anche qui il perché non lo so, ma devo solo constatarlo, e gli do 5,5. Strootman 7, ma anche 7,5. Mi è piaciuto veramente tanto, ha il merito di recuperare un pallone sanguinoso perso dalla difesa del Como e a buttarlo dentro alla Strootman, salva un gol, ma al di là di questo tanta qualità, tanta quantità, veramente la partita ottima. Quando Kevin sta bene, è fuori categoria. Bravissimo Strootman, voto 7,5. Davanti vi sorprenderò, Coda 6,5. Inizialmente gli bestemmiavo, poi ho visto che quando la squadra ha cominciato a scricchiolare, lui si è preso delle responsabilità, si è messo al servizio della squadra, quello che io gli ho chiesto sempre, quello che io gli chiedo sempre. Ha dialogato, ha cercato di capire come potesse tappare le defezioni dei compagni di squadra. Mi è piaciuto tanto. Prestazione poi impreziosita da gol, dal palo, insomma. Quello che non era andato bene, che probabilmente mi faceva bestemmiare, probabilmente non era neanche tanto colpa sua. Quindi 6,5. Gudmundsson 5,5. Discorso inverso a il Sanker. Io da Gudmundsson non mi aspetto la prestazioncina così da vorrei, ma non posso. Né carne né pesce, non si fa ricordare per nulla. Sarebbe da 6, perché non è che sbaglia cose, però deve fare qualcosina in più. Quando i compagni non sono in giornata, deve essere lui a caricarseli sulle spalle e non a farsi trascinare nella negatività degli altri. Quindi gli do 5,5. Subentrati, Aramu. Stavate aspettando. Aramu, allora vi stupirò. Probabilmente se entrava un pochino prima avrebbe fatto qualcosina in più. Perché quando abbiamo perso il controllo del centrocampo, magari lui, che è uno che il pallone lo tiene, non lo butta, perché non lo passa neanche, però lui è uno che il pallone non lo butta, se lo tiene, magari avrebbe fatto qualcosina in più. Sta di fatto che quando entra non fa un cazzo, a un certo punto ho detto, ma è entrato o non è entrato, è in campo o non è in campo, abbiamo giocato con uno in meno da quando è entrato, sarà un caso, abbiamo detto, sarà un caso che abbiamo preso gol da quando è entrato, non lo sapremo mai. Sta di fatto che è un giocatore totalmente inutile. 5. Anche FT sarebbe da senza voto come Aramu, ma gli do 5 anche a lui, perché... Allora, io ho la sensazione che lui volesse partire a gennaio e che non è stato accontentato. Mi dispiace, a giugno ci separeremo probabilmente, ti auguro ogni bene possibile, perché mi sei sempre piaciuto, però in questo momento, se qui, devi metterci la testa. Non è possibile che, se Sabelli sta facendo cagare e tu vai in campo e prendi la posizione occupata da Sabelli, dove Sabelli ha fatto cagare, tu fai cagare anche tu, non dai un minimo in più rispetto a quello che sta facendo Sabelli. Quindi ti do 5. Ekuban 5,5, non gli do 6 perché è entrato bene, poi anche lui secondo me un po' fragilino, si è fatto trascinare dai compagni nel buttare palloni, nel fare cagate, non mi è piaciuto, ecco, ha fatto 4-5 minuti buoni, poi compattato con gli errori della squadra. 5,5. Iachiello senza voto, Gilardino. Allora, quando c'è da elogiare, io vengo a elogiare, non c'ho problemi. E non sono contro la difesa a 3 a prescindere. Ma un conto è farla con Aps esterno, con la difesa Bani, Vogliacco, Dragosi, di costruire al centrocampo, se ti mancano i giocatori. Non è lesa maestà passare a 4. È consapevolezza che a quel momento i giocatori per fare 3-5-2 non ce li hai. Perché ti manca esterno sinistro, ti manca il centrale di difesa, ti manca il centrocampista portante per quel modulo, quindi passa a 4, un po' di umiltà, non succede niente, ora non è successo niente, io gli dovrei dare 5,
ma gli do 4,5 perché c'è l'aggravante di sapere che tu stai adattando un giocatore come il Sanker, quando potresti farne a meno, potresti semplicemente mettere una formazione diversa, no, tu ti intestardisci, se devi essere testardo a me non va bene, quindi ti do 4,5. Partita anche letta male, io quando poi vi dico mi è piaciuto quando ha fatto i cambi, ecco, in questo momento non mi è piaciuto quando ha fatto i cambi, troppo tardi, tutti insieme, confusi, sbagliati anche, ma questo può succedere, però anche la tempistica non mi è piaciuta, quindi gli do 4,5. Non è successo niente, no, è un pareggio, però è il come mi brucia e mi dà tanto fastidio. Fatemi sapere il vostro parere, ragazzi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video.